Ciao a tutti ragazzi, ben ritrovati dal vostro amico Lipiduel 200. Siamo qui oggi su una playlist che non facevo da un po' di tanto. O game, non sarà un video lunghissimo, saranno solo 1 o 2 minuti. Giusto per far vedere una cosa, poi riprendiamo con la playlist che devo fare oggi, perché quello che voglio fare oggi non è solo game, ma volevo fare ancora riprendere gli Hunger Games. Volevo far vedere solo una cosina o due su O game. Volevo far vedere che io sto facendo un barattrattico qua nel cantiere navale, perché durante una mia spedizione ho trovato fortunatamente una nave piuttosto forte e che è l'incrociatore da battaglia. Sto facendo le ricerche che servono i laser a livello 12, serve anche questo motore qua, questo qua, il motore propulsione ionica a livello 5 e anche la ricerca per sbloccare propulsione ionica, questa qua a livello 5. Poi serve le strutture, ancora una cosa a livello 8. Serve il porto a livello 8 e un'altra struttura a livello 8 che non mi ricordo, e poi dovrei avere tutto, però costa un sacco di materiale tutto il resto. Adesso andiamo sugli Hunger Games. Ed eccoci qua con gli Hunger Games. Questo video sarà uppato sia sulla playlist degli Hunger Games che sulla playlist di O Game, perché riguarda entrambi. E hanno pochi minuti giusto per far vedere, perché non sto facendo più di tanto video su quella serie lì, perché sto facendo questa ricerca qua. Chiedo scusa anche al mio fan se non sono riuscito a rispondergli a un suo video, ma vi ho fatto adesso vedere il motivo, perché sto lavorando parecchio su quella difesa lì, cioè difesa, scusate, sto lavorando parecchio per voi su questo progetto qua, su quello, come si chiama, per farvi vedere come si costruisce. Stavo per farvi vedere un attimo per finire un allora, qua io devo Per finire, aspetta, adesso mi viene una parola. Per fare un incrociatore cosa ci vuole? Ecco, non mi viene la parola. Per fare un incrociatore, avete visto cosa ci vuole per fare un incrociatore di battaglia? Servono parecchie cose e del costo non è tanto economico. Infatti costicchia parecchio fare un incrociatore di battaglia, ma è una delle navi più forti che c'è. Viene seconda solo la Morte Nera. Ma quella nave che c'è lì, come cacchio si chiama? Adesso mi viene il nome. L'incrociatore di battaglia è praticamente è una delle navi più forti che ci sono, perché ha una potenza di fuoco veramente, veramente elevata. E è una delle navi che bisogna avere assolutamente, anche se costa parecchio, che servirà contro le flotte imponenti dei nemici. Quella lì farà benissimo il suo lavoro di distruzione più totale. E intanto ragazzi, ringrazio ancora tutti per le visualizzazioni che ogni giorno mi donate. Ragazzi, vi ringrazio dal mio profondo, dal mio cuore, e appena potrò, forse inizierò a fare non ne sono sicuro, ma forse inizierò a fare qualche Hunger sì, Hunger Games proprio. Inizierò a fare qualche live, ma non ne sono sicuro al 100%, perché voglio vedere cosa serve e cosa non serve. Tanto sono qua. Sì, ma qua bisogna. Sì. Ok. Raccatti? Tanto guardate la freccia, seguite la freccia, ok. Dobbiamo prendere il pane qua, metterlo in questa fornace qui e fare del pane croccante, se non ho capito male. Intanto ragazzi, sto anche lavorando alla stanza delle fornaci che sto facendo, che dovevo farvi vedere ieri. Sto lavorando, preparando sto studiandomi come fare per bene le fornaci. E intanto siamo al quarto giorno degli Hunger
Continuiamo. Dopo questo piccolo momento. Continuiamo. Tanto questa qua cosa serve? La bistecca, gli serve una bistecca. Sono poverelli loro. Hanno i mega fucili, non possono andare a caccia. Sti deficienti, sti personesti, sti ladri. Non ci sono più ladri come una volta, tutti esperti qui a fare i ladri. Tanto questo qua cos'è? Ah, devo mungergli la capra? Ma si sì, ho sprecato tutta l'energia a mungergli la capra. Sei potente! Nuovo livello! Livello! Aspettate, eh! Livello 7! Sì! Tanto sto andando sempre più fuori di testa, per colpa di questo. Ragazzi, non vi preoccupate perché ritornerà anche la serie su The Walking Dead. Volevo solo sciogliere un po' di tensione perché ho una tensione veramente tirata al massimo per quello che potrebbe succedere lì. Volevo sciogliere un po' di tensione con questi giochi qua secondari. Ma neanche più di tanto secondari perché mi piace giocarci questi qua, voglio vedere come si svolgerà perché comunque merita come gioco questo qua. Volevo vedere, comunque sono in tensione, prima o poi ritornerà anche la serie su la. Ho perso le parole, ho perso le parole su The Walking Dead. Oddio, quanto vale. Ragazzi. No, facciamo un attimo questa cosa qui. Grazie. Lamina torch. I got a safety torch, but we're not solution. Safety torch. Do fuori di testa come un matto. Allora, ragazzi, posso dirvi che per oggi è tutto. Ci si rivede lunedì. La partita a Magic perché questa volta Karabicesi non gli spezzo tutte e due le corna. Ragazzi, si vede lunedì con la partita a Magic dall'Epidway per oggi è tutto. Ciao!